Buonasera Rossi TV, oggi mi trovo a Pesaro nella sede della provincia di Pesaro Urbino. A breve entrerò nella sala Pierangeli per assistere a un bellissimo convegno organizzato dalla Biblioteca e Musei Oliveriani. Un convegno dal titolo Le donne dell'Afghanistan tra difesa dei diritti e perle di libertà. Quindi, come potete immaginare dal titolo, oggi si parlerà appunto delle donne in Afghanistan, di quanto ancora si battono per difendere i propri diritti. E poi parleremo di perle. Perle si riferisce a una storia lontana che comunque ha visto Pesaro come protagonista. Parlo di una storia di due sorelle. Di due donne afghane che nel 2007 vengono a Pesaro. A suo tempo l'esercito italiano a Herat le aiuta ad arrivare a Pesaro e da qui riescono piano piano a coronare il loro sogno, che è quello di diventare delle registe. Oggi sono due donne affermate che lavorano negli Stati Uniti e quindi parliamo di queste due perle, di una storia che è andata a buon fine. Però dietro questa storia andata a buon fine purtroppo si nasconde ancora una vicenda tormentata e attuale, che è quella appunto della condizione delle donne in Afghanistan. E grazie a questo convegno avremo modo di ascoltare questa storia. Alla mia destra Palmiero Occhielli, sindaco di Vallefoglia. Buonasera sindaco, che è qui presente in questa giornata, in questo convegno dedicato ovviamente alle donne dell'Afghanistan. Sì, mi pare una storia importante. Il giorno prima dell'8 di marzo, della festa delle donne, ed è una storia che, diciamo, un desiderio che si realizza. L'idea di diventare registe in un rapporto col Ministero della Difesa, con l'ambasciata, da Kabul alla provincia di Pesaro Urbino. Mi ricordo una manifestazione molto importante nel 2007, quando ero presidente della provincia, su un tema che era il protagonismo delle donne, le perle di saggezza, di protagonismo al femminile di un mondo che era fortemente maschilista, che è ancora fortemente maschilista, e di un sogno di diventare registe. Oggi questi sono due registe importanti negli Stati Uniti d'America, e quindi penso che abbia fatto bene il professor Battistelli, che conoscevo già da quando ero membro della Commissione Difesa del Senato, lui era un esperto di politiche di difesa internazionale, aver posto questo tema come, diciamo, un segno di grande attenzione ai temi del protagonismo delle donne, due donne afghane, quindi i diritti delle donne e le perle di saggezza di un genere che speriamo quanto prima possa essere, diciamo, e avere gli stessi diritti e dare un segno di cambiamento epocale in un mondo sempre più difficile, un mondo di grande attualità. Ahimè, io sogno un mondo senza guerre e invece siamo in un periodo di guerra, quindi è veramente un'iniziativa importante. Quindi un convegno che nasce da un'idea o più che altro da una storia, dalla storia di queste due sorelle, due donne afghane che poi ce l'hanno fatta e oggi sono diventate, come lei diceva, due importanti registe che lavorano negli Stati Uniti. Però dietro questa storia che è andata a buon fine c'è purtroppo ancora una storia tormentata, che è quella delle donne dell'Afghanistan che ancora oggi si battono per difendere i propri diritti. Beh, certamente sì, delle donne, il protagonismo delle donne nel mondo, in un periodo in cui ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, le donne in una situazione drammatica come quella della guerra di questi giorni, di queste settimane,
e sono una forza importante, straordinaria, i bambini, le donne, ahimè in un mondo che non cambia mai, insomma, perché io che sono un sognatore, sogno un po' come queste due ragazze, un mondo, diciamo, in cui ci sia un nuovo protagonismo delle donne, di qui l'idea delle perle di questo convegno di 3 giorni di quel periodo, ma un mondo in cui non ci sono le guerre, non ci sono i disoccupati, non ci sono, c'è un mondo, insomma, in cui più o meno tutti hanno gli stessi diritti e le donne sono una forza importante di questo nuovo mondo. Accanto a me il professor Fabrizio Battistelli, presidente della Biblioteca e Musei Oliveriani. Buonasera professore, che oggi è qui con un convegno importantissimo dal titolo Le donne dell'Afghanistan per la difesa dei diritti e perle di libertà. E allora io le chiedo, che cosa sono queste perle di libertà? Perle ha a che fare con un'iniziativa di 15 anni fa, quando arrivarono a Pesaro dall'Afghanistan due sorelle e due giovani afghane molto motivate e bravissime che volevano diventare registe di cinema. Avevano una possibilità che trovarono nella missione italiana nella città di Herat, dove appunto ebbero assistenza, indicazioni utili e una possibilità di raggiungere l'Italia. Arrivate in Italia vennero a Pesaro e qui a loro volta incontrarono una grandissima ospitalità, una bella accoglienza da parte dei cittadini che venendo a sapere di questo loro sogno di diventare registe si prodigarono anche come amministrazioni, quindi anche come istituzioni locali, quindi la provincia di Pesaro Urbino, la regione Marche, si prodigarono per trovare le risorse che consentissero a queste due ragazze di andare negli Stati Uniti. È una storia a lieto fine perché effettivamente raggiunti gli Stati Uniti le due sorelle trovarono una possibilità di frequentare una scuola di regia e dare vita a tutta una serie di attività professionali in campo cinematografico che le hanno portate oggi a firmare il loro primo film. Un convegno quindi per non dimenticare questa storia che è andata a buon fine, ma ancora di più per non dimenticare la storia ancora delle donne in Afghanistan che ancora tutt'oggi continuano a battersi per i propri diritti. E non a caso questo convegno viene organizzato proprio oggi alla vigilia della Festa della Donna. Infatti, perché vogliamo rappresentare un segno di solidarietà verso donne che vivono in una società nella quale per motivi politici è tornata ad affermarsi una visione tradizionalista che da sempre limita i diritti delle donne e non permette loro di andare a scuola liberamente oltre un certo livello primario, di frequentare il liceo e l'università, di seguire la loro vocazione nelle professioni. E tutto questo non è accettabile, bisogna cercare, a nostro parere sempre con modalità comunque non violente e di consenso, ma cercare di offrire un'alternativa a queste persone, quindi far sentire questa vicinanza e in qualche modo esercitare anche una forma, non dico di pressione, ma insomma di invito all'attuale governo afghano, dopo tutte le traversie di 20 anni di guerra, la possibilità di rispettare i diritti umani di tutti quanti e soprattutto di un soggetto che in società tradizionali è molto sacrificato, come accade alle donne. Quindi mai come l'8 marzo è una giornata nella quale è giusto rilanciare questa idea, questo dialogo e anche questa presenza assertiva a favore delle donne.
Accanto a me Simonetta Romagna, buonasera, presidente della biblioteca Bobbato, biblioteca del comune di Pesaro. Oggi parliamo di donne, ovviamente noi siamo donne, è una situazione, come abbiamo già visto, ancora complessa, quella delle donne in Afghanistan, che ancora tutt'oggi nel 2022 per noi donne occidentali sembra una cosa stranissima, una cosa impossibile. Esatto, che ancora scendono, diciamo, in piazza per battersi contro diritti fondamentali come il diritto, per esempio, per l'istruzione. Certo, la situazione è veramente, penso che di poterla definire disastrosa, perché dopo un breve ormai periodo in cui pareva che ci fosse, no, un'apertura, poi il ritorno dei talebani ha riportato la situazione direi al disastro, e le ragazze, le registe che stasera, di cui stasera presentiamo il documentario, e che erano venuti a Pesaro ormai 15 anni fa a un festival che io e altri avevamo organizzato come amministrazione provinciale, è un documentario che appunto testimonia la condizione delle donne in Afghanistan, e quindi una testimonianza molto diretta, che poi si è sviluppata nel lavoro che queste registe hanno fatto, hanno avuto vari riconoscimenti. Credo che non siano e non possano più tornare in Afghanistan, visto la situazione e visto il ruolo di testimonianza che loro hanno sviluppato in questi anni, e quindi è importante ascoltare le loro parole attraverso questo documentario, perché appunto ci fanno vedere plasticamente qual è la situazione di queste donne, per le quali noi penso che purtroppo non facciamo mai abbastanza, nel senso che sì, le iniziative sono importanti, vanno bene, però mi piacerebbe che si potesse fare qualcosa di più concreto. Intanto questo piccolissimo aiuto che possiamo dare, facendo conoscere meglio la loro condizione di vita, la vita di donne, di madri, di ragazze che fanno difficoltà a studiare, a raggiungere dei ruoli di non nemmeno di potere, ma semplicemente di presenza nella società e nel mondo della cultura e della scuola. Accanto a me Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesaro Urbino, e ovviamente voglio ricordare con Giuseppe Paolini l'importanza della provincia di Pesaro Urbino, l'importanza che ha avuto Pesaro in questa vicenda, perché ha accolto nel lontano 2007 queste due ragazze. Certo, è stato un evento significativo e importante per la nostra provincia, come doveva essercene un altro, che era l'orchestra femminile dell'Afghanistan Zora, invitata qui dall'orchestra Olimpia, che è sempre un'orchestra tutta al femminile, e che aspettavamo con ansia per ascoltare i loro concerti. Però dopo quello che è successo in Afghanistan, di queste ragazze si sa ben poco cosa stiano facendo o cosa non stiano facendo. Di sicuro hanno annullato tutte le tournée che avevano in Europa, e questo ancora più va a determinare quella che è la situazione delle donne in Afghanistan, che è una situazione veramente di grosso pericolo per le donne. Cioè, se pensi che non possono andare a acquistare da sole nei negozi dove ci sono uomini, non possono farsi visitare da uomini, cioè siamo ritornati indietro di 100 anni, dopo che per anni, e l'abbandono, questo è stato determinante, l'abbandono delle truppe americane dall'Afghanistan, questa fuga che c'è stata, in un paese dove si era partiti per portare la democrazia, e dopo dipende sempre qual è la democrazia che vogliono questi paesi, non è sicuramente la nostra, non portiamo portare dove ci sono realtà diverse una democrazia pari pari come la intendiamo noi, ma di sicuro abbiamo lasciato questo paese in una situazione tragica, che tanto è vero, io sti giorni mi sono messo a rileggere Il cacciatore di aquiglioni, che segnava
e ha segnato per me una presa di coscienza nei confronti di quei paesi veramente forte. Allora, questo convegno oggi quindi diciamo che ha il compito di non dimenticare, di ricordare e almeno per noi la possibilità di ascoltare quello che accade. Certo, io credo, sono fedele a un detto indiano che diceva che abbiamo due orecchie e una bocca perché dobbiamo ascoltare il doppio di quello che parliamo. Ecco, oggi siamo qui per ascoltare. Siamo qui per ascoltare, per cercare di capire, perché non è facile capire, per cercare di capire e per cercare di fare da gran cassa poi negli incontri o nelle manifestazioni che si faranno sempre naturalmente. Io credo, lo stiamo vedendo cosa sta succedendo in Ucraina, le vittime sono sempre i più deboli, perché chi ha... gli oligarchi, questi qua bene o male sanno, le vittime sono sempre più deboli, i più deboli dei più deboli chi sono? Le donne e i bambini, per cui dobbiamo prestare la massima attenzione a queste cose, perché è veramente scandaloso che nel 2022 per favorire i propri diritti si pensi a fare una guerra, ed è scandaloso che nel 2022 le donne in certi paesi siano segregate al ruolo poco più che di schiava. Si è appena concluso questo convegno, ovviamente ringrazio Biblioteca e Musei Oliveriani per averlo organizzato e vorrei concludere ricordando due frasi che abbiamo avuto modo di ascoltare durante questa serata. La prima è del professor Fabrizio Battistelli, presidente appunto Biblioteca e Musei Oliveriani, le donne sono l'anima del cambiamento, e l'altra invece è di Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesaro e Urbino, che ci dice: abbiamo due orecchie ed una bocca perché dobbiamo ascoltare di più che parlare. Quindi io ovviamente vi invito ad ascoltare queste storie perché poi riguardano tutti noi. Buona serata e un abbraccio da Roberta e da Rossini TV.